guerra sempre più popolare. Probabilmente era il campione che la gente cercava in quel periodo, generoso, sempre sulla breccia, si fermava con i tifosi dopo le corse, nonostante fosse stremato, firmava autografi, faceva fotografie, insomma, si faceva voler bene. Era chiamato il campione dei poveri, ma diciamo che era il campione di tutti. Binda, forse più aristocratico, più bravo, ma guerra che conquistava i cuori. Egli seppe dimostrare fin dagli inizi della carriera la capacità di soffrire e di dar fondo a tutte le sue energie, con l'ausilio della sua eccezionale resistenza fisica. Ci restano immagini che sono un documento visivo di raro significato sulla coordinazione e sulla forza, sulla determinazione di Learco. Molti sportivi che hanno superato i 50 anni lo ricordano così. I camionisti mettevano questa foto del campione sul vetro della cabina di guida. I ragazzi si scambiavano le figurine con questa immagine e sui muri si scriveva «Viva guerra la locomotiva umana» e «Abbasso Binda». Il battersi al limite delle forze e senza piani tattici prestabiliti era ciò che piaceva di più al campione mantovano. Le sue origini, d'altronde, non potevano che propiziargli la calda simpatia delle folle che non si stancavano di acclamarlo. Era detto il campione dei poveri ed era un riferimento alle origini che dovette fargli sempre molto piacere. A un personaggio come lui non potevano mancare i riconoscimenti ufficiali. Anche Guerra sfilò in parata tra campioni di varie specialità. Guerra era molto amato dalla folla. I tifosi, ragazzi, uomini, donne, si stringevano intorno a lui dopo la corsa. E gli applausi, l'entusiasmo, l'affetto erano tutti per lui, per quella specie di guerriero della bicicletta che era capace di imprese strabilianti. Il pubblico agli arrivi travolgeva le transenne, lo circondava con il suo entusiasmo. E Guerra sorrideva sempre soddisfatto, contento. Egli aveva degli appuntamenti con il suo pubblico. Ai traguardi non stavano per arrivare i corridori, non c'era dubbio, arrivava Learco Guerra, la locomotiva umana. Le folle di Roma, di Genova, di Napoli, soprattutto di Napoli, impazzivano per lui. Era un amore istintivo, carico di simpatia, legato alla sua faccia aperta di contadino possente. Tra coloro che raccontarono le gesta di Guerra sui giornali ci fu un giornalista mantovano, Guido Giardini, un passato da corridore, poi giornalista al Resto del Carlino, quindi al Corriere dello Sport e in seguito alla Gazzetta dello Sport. Era un tecnico sopraffino, Guido Giardini, tant'è che nel 1947 diresse addirittura la nazionale italiana al Tour de France da giornalista, ma in quel caso era appunto il direttore tecnico. Sentiamo Giardini su Learco Guerra. Di questo uomo se ne potrebbero raccontare, si potrebbe parlare per una settimana, è tutto pieno di episodi e tutti simpatici, tutti belli. Io ricordo quello di Napoli, per esempio, una volta lo invitarono per ricevere una medaglia e questa folla napoletana impazziva per lui. Saranno stati in 10.000 su un piazzale enorme e improvvisamente si srotolò un telone con scritto «Guerra». Napoli è tua, sono di quelle cose che fanno rimanere di ghiaccio. Lui, poveretto, un uomo forte, era pallido, mi ricordo, sembrava... E uscendo da questa manifestazione mi disse: «Cosa vuoi? Qui domani bisogna vincere per forza». E vinse staccando, come era la sua abitudine. Grande e sincera amicizia tra i due. Pensate che al termine della Sanremo del 29, quando Guerra era ancora un semi sconosciuto, Guerra, rivolgendosi in dialetto a Giardini che conosceva, gli disse con una certa vergogna: «Sono venuto qui da solo, a Gomia Bessi, non ho soldi». E Giardini prestò 50 lire a Guerra per tornare in treno da Sanremo a Mantova.